qui alle Pleiadi, un famoso ristorante, rinomato ristorante di Feroleto in provincia di Reggio Calabria. E proprio questa sera assisteremo al concerto ed è Il parto delle nuvole pesanti. Notizia, ammazzati contadini, sta terra che disgrazia, quanto sangue che rovina. Sono con il fondatore Salvatore De Siena. Benvenuto alle nostre telecamere, Salvatore. E prima di tutto, com'è nata l'idea di fondare questo gruppo a Bologna, ma costituito da musicisti calabresi? Beh, diciamo che non nasce prima l'idea, prima nasce il gruppo e poi cerchi di dargli un senso, un'idea alla band che ha avuto voglia di fondare. In realtà l'idea è venuta dal fatto che quando ci siamo ritrovati fuori a studiare a Bologna, all'università, così nasce naturalmente la voglia di frequentare gente che in qualche modo senti che ti è vicina, che ti appartiene. E quindi da lì è nato l'incontro con un bel gruppo di calabresi, un po' di ragazzi studenti universitari calabresi, e tra questi poi, parlando, si è scoperto che ce n'erano alcuni che erano musicisti e ci è venuta voglia, insomma, di condividere questa passione, che poi si è trasformata, insomma, appunto, in una band, nel parto delle nuvole pesanti, e successivamente in un progetto che ha avuto come protagonista la Calabria, ma non come realtà vera, diciamo così, soprattutto come realtà della mente e dell'anima. Questo è stato il motore di partenza. Quanti sono i collaboratori di questo gruppo? All'inizio soprattutto siamo partiti in tre, però abbiamo capito che, insomma, il trio iniziale non era sufficiente per esprimere tutta quell'energia che avevamo dentro dal punto di vista musicale, e quindi siamo diventati una banda. Penso che eravamo in 12 e il 12° musicista era addetto al vino, non suonava uno strumento se non le bottiglie di vino che tintinnavano ogni volta che arrivavano. Attualmente siete in tre che suonate. Sì, suoniamo in questa versione trio che insieme a me c'è Mimmo Crudo, il nostro bassista storico, e poi c'è Amerigo Sirianni, il chitarrista mandolinista storico, ma in realtà quando suoniamo in formazione completa siamo in cinque attualmente, quindi gli altri due membri del parto che si aggiungono sono Antonio Rimedio, che è armonicista, tastierista nonché sassofonista, e poi c'è il batterista e percussionista che è Manuel Franco. Molti album, molte collaborazioni fortunate, quella con Teresa Desio, con Roy Paci, e che vi hanno fatto comunque conoscere nei palcoscenici non soltanto delle città italiane ma anche internazionali. Mimmo Crudo, un calabrese originario di Crotone. No, in realtà sono nato e cresciuto a Catanzaro, anche se mamma è di Scilla, quindi sono un po' contaminato, ma sempre mediterraneo comunque. Sono cresciuto a Catanzaro, però sì. Tu da quant'è che fai parte del gruppo? Dopo il primo disco sono arrivato, quindi tanti anni. Poi ho avuto un momento di pausa, poi sono tornato al 2004. Sì, però dicevi bene, a parte i collaboratori che, vabbè, per citare qualcun altro, c'è anche Midenaio, c'è Claudio Carbuzza, poi in modo episodico abbiamo avuto Paolo Iannacci, piuttosto che adesso non mi vengono tanto in mente i nomi, però insomma sono diversi, adesso mi spiace di fare torto a qualcuno. Noi ovviamente conosciamo molti dei vostri dischi, però quello a cui noi siamo particolarmente legati da calabresi è il famoso album del 2010 Magna Grecia, dove c'è il ritorno al dialetto di Calabria. Certo, sì, in realtà questo gruppo ha avuto tanti momenti, però abbiamo sempre puntato sull'istinto. Quando sei istintivo hai la facilità di attribuire ai luoghi importanti anche valenze simboliche e metafore importanti per cogliere dei significati anche attuali. Magna Grecia, tornare in Calabria a fare il videoclip del pezzo omonimo, il singolo che
sta girando ancora, anche molto con il nostro grande piacere. È un'occasione anche per esprimersi in modo naturale, quello di usare il dialetto, compreso Giorgio, che è un pezzo in dialetto, per esempio, e che ha avuto la fortuna di ricevere la nomination al premio Amnesty, è un premio internazionale ed è un onore per noi, insomma, che un pezzo in dialetto venga premiato, anche se solo con la nomination, però insomma. 2011 è arrivata Onda Calabra, Onda Calabra è ritornata, che è comunque colonna sonora di un famosissimo film. Sì, allora, Qualunque Mente barra Onda Calabra, che è una cosa alla quale noi teniamo molto per il testato di stima e di apprezzamento artistico che Albanese ci ha regalato utilizzando questo brano che lui conosceva in tempi non sospetti, quando lo incontrammo in occasione della premiazione che Dolcilland, un altro lavoro cinematografico che abbiamo fatto, ha preso questo premio della critica a Torino Film Festival, e lui già ha apprezzato questo brano, è riuscito a coinvolgere il gruppo in questa operazione, per noi importante. Siamo stati con lui a Berlino perché il film ha avuto una proiezione berlinese al Festival al Berlinale. Il pezzo, in questo caso, il pezzo Qualunque Mento da Calabra, in nomination ai Davidi di Donatello. Amerigo Sirianni, sei uno dei componenti storici del gruppo, insieme a Salvatore. Sì, sono il più vecchio, diciamo, sicuramente. Sì. No, il più vecchio no, il più vecchio. Il vecchio di età, anagraficamente, certo. Sì. Ascolta, progetti per il futuro, in questo momento che cosa state facendo? Abbiamo parlato un pochino con Mimmo e con Salvatore delle cose passate, ma vorremmo parlare con te un pochino del futuro, di che cosa ci aspetterà dal parto delle nuvole. Questo io esattamente non... perché a me piace anche un po' l'imprevisto, no? Allora non ci resta che incrociare le dita per quella candidatura. Certo, speriamo che quest'onda sia... Ormai, come dire, la speranza è fondamentale, cioè è indispensabile, anche se ormai, diciamo, è in via di estinzione anche la speranza, perché cioè, l'uomo di oggi, l'uomo moderno è molto consapevole da un certo punto di vista, perché ha tutti gli strumenti, i mezzi, l'informazione non manca per potersi fare un'idea, però è come se non volesse capire, no? Allora io spero che l'onda, se ci sarà, sia un'onda appunto che cominci da dove arriva, cioè dal mare, cioè un'onda di un mare che non sia così vilipeso, così sfruttato, così bistrattato, così e che in qualche modo, cioè in un delirio, perché sennò non sarebbe possibile, perché altrimenti la realtà mi farebbe essere molto più cinico e molto più disincantato, no? Però in una... lascerei uno spazio appunto all'utopia, ecco, cioè alla speranza, quindi, cioè alla speranza di qualcosa di più giusto e di più onesto, insomma di più per l'uomo che verrà, per quelli che saranno i nostri prossimi appunto abitanti, i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri... ecco, cioè. Noi invece speriamo che sia sempre Onda Calabra. E per questa puntata è tutto, l'appuntamento alla prossima settimana. Ospitare le nostre telecamere? Contatta il numero 328-6573-982 oppure graziano tomacchio@gmail.com.
Questo programma è stato offerto da Radio Touring 104, Ristorante Le Pleiadi, Bar Winner, Amaro del Capo, 3 Store Gioia Tauro. Vai, vai, vai.